Bene. Andiamo a scoprire la taglia. Andiamo a scoprire la taglia. Buongiorno a tutti. Ci troviamo qui, come ben sapete, per l'inaugurazione della piazzetta San Gaetano. È stata risistemata un'area riqualificata soprattutto per i bambini che frequentano la scuola materna qui a Caiazzano. Ma prima di capire nello specifico quali sono stati i lavori di messa in sicurezza, volevo salutare il tavolo dei lavori a partire dall'amministrazione comunale, il sindaco Domenico Rubino, il presidente della provincia Francesco Alfieri, al quale diamo il benvenuto, ed un saluto al consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, al sindaco di Padula Michela Cimino, alla stampa presente e al dottore Pietro Cusati che chiacchiererà con noi al tavolo dei lavori oggi. Allora, è stata rimessa per l'appunto in sicurezza quest'area. Da oggi i piccoli alunni della scuola materna di Caiazzano hanno a disposizione uno spazio dove poter sostare insieme alle proprie famiglie in assoluta sicurezza. A questo punto volevo dare la parola al sindaco Domenico Rubino per capire nello specifico quali sono stati questi lavori di messa in sicurezza e quanto è importante oggi per i comuni sfruttare i fondi del PNRR. A lei la parola, sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Io quando parlo qui a Caiazzano mi emoziono sempre, perché io qui sono nato, qui sono cresciuto, per cui una grande partecipazione emotiva. Sono particolarmente contento, abbiamo voluto realizzare questo spazio, soprattutto, come diceva prima Giovanna, per un motivo di sicurezza, perché qui era sempre un problema. Qui fanno una festa importante a cavallo tra luglio e agosto, una sagra importantissima, quella del caciocavallo, e veramente era un problema dove parcheggiare, dove mettere le macchine. Per cui il movente principale è stato questo, ma soprattutto per garantire, da dare tanta sicurezza e garantire tanta sicurezza all'asilo, perché qui a ridosso c'è l'asilo e poi c'è quest'altra struttura molto importante che è un punto sanitario importante per il momento. Qui era il punto vaccinale che abbiamo adoperato durante il periodo del Covid. Dovete pensare che qui sono state fatte circa 40.000 vaccini, quindi interessante, perché serviva poi a più comuni, serviva a 5 comuni, quindi in quel momento particolare di pandemia, in quel momento particolare dove tutti erano stressati e tutti volevano vaccinarsi, noi come amministrazione abbiamo pensato di mettere a disposizione questo spazio, che veramente è risultato molto molto utile. Dicevo, sono particolarmente contento e ringrazio il presidente Alfieri per la sua presenza, che onora molto questa zona, onora molto Sassano. Con Alfieri mi pare che è la seconda o la terza volta addirittura che viene qui. Un paio di volte è venuto perché l'abbiamo chiamato in causa per quanto riguardava questo ponte che io me lo sogno tutte le notti, Perché sono 17 mesi, perché io sono dalla parte dei cittadini, sono 17 mesi di grande disagio, di grande perdita economica da parte di tutte le attività e i commercianti. Per la verità, il presidente Alfieri, io devo dire le cose come stanno, dal primo momento, sono appena 5 mesi che è il presidente, dal primo momento ha dato una spinta, una sferzata, ha velocizzato il problema, ha rifatto subito il progetto, ha pensato di snellirlo, e oggi poi, non mi voglio dilungare perché vi spiegherà bene lui come stanno veramente le cose. Ho grande piacere di avere a fianco a me il grande Tommaso, grande amico, grande persona attenta ai problemi del Vallo di Diano e di Sassano. E collabora molto con l'amministrazione, ci sostiene molto, ci sta molto vicino, ci dà una mano. Con Tommaso l'amministrazione si incontra quasi tutte le settimane, quindi tutti i problemi che teniamo li mettiamo sul tavolo, li affrontiamo insieme, ne abbiamo risolti tanti, cerchiamo di risolverne ancora tanti. Mi sono appuntato un po' per i saluti, perché sennò poi mi dimentico qualcuno e alla fine poi non è bello per nessuno. Saluto i giornalisti, tutti i giornalisti presenti, grazie di essere venuti. Il presidente l'ho già fatto, Tommaso l'ho già fatto.
alla Protezione Civile, alla Guardia Ambientale, grazie per essere qui, al presidente della Proloco, Antonello, che collabora molto con l'amministrazione. Stiamo realizzando tante cose insieme, stiamo facendo un bellissimo programma per la Valle dell'Orchidea. Tutte le associazioni, il sindaco Michela Cimino, con Michela abbiamo fatto questa battaglia insieme del ponte, abbiamo consumato la strada per andare in provincia. Però una volta c'era un problema, un'altra volta c'era un altro problema, siamo arrivati a 17 mesi, Michele, dobbiamo ancora unirci, ancora fare questa battaglia, perché la dobbiamo portare a termine. Perché è vero sì che i comuni più interessati sono Padula e Sassano, ricade nel comune di Pasolo e Ponte, ma sono interessati tutti i comuni del Vallo di Diano, perché questo ponte divide la parte ovest dalla parte est del Vallo di Diano, quindi è un ponte fondamentale. Per realizzare questa piazzetta non è stato semplice, per cui io devo ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione di questa piazza. In modo particolare voglio ringraziare l'assessore Spano, che ha messo a disposizione i ragazzi che lavorano alla comunità montana per aver realizzato questo steccato e per aver dato una mano anche nella pulizia generale di tutti. Veramente la comunità montana, l'assessore Spano, ci è stato molto vicino in questa realizzazione. La ditta Renare, che ha realizzato materialmente questo spazio, l'ingegnere Orlando, che ha fatto il progetto, sì. La multiservice è un modulo che io suggerisco un po' a tutte le amministrazioni. Abbiamo creato questa multiservice con dei ragazzi che sono esperti, chi è esperto muratore, chi è esperto falegname, chi è esperto elettricista, che ci ha dato una grossa mano nella pulizia e noi riusciamo a realizzare anche opere strutturali con questa multiservice, Franco, in economia, in grande economia. Per cui i comuni oggi così devono ragionare, noi sindaci dobbiamo ragionare, dobbiamo vedere pure 10 euro che fine fa, perché altrimenti non ci troviamo. Voglio ringraziare i sacerdoti, Don Franco, Don Andrea la Regina, che ci sta sempre vicino. Dicevo con una persona prima, dice: ma tu sai chi è Don Andrea? Beh, io con Don Andrea mi conosco da 50 anni, quindi la conosco molto bene. E vi ringrazio, Don Bernardino, vi ringrazio per essere qui oggi, la vostra presenza è importante per tutti quanti. Voglio soffermare, questa piazzetta si è realizzata soprattutto grazie alla famiglia Marzaro, in modo particolare a Giacomo Marzaro, che veramente voglio ringraziare perché ha messo a disposizione questo suolo, altrimenti non si poteva realizzare. Voglio ringraziare tutta la squadra comunale, tutti i miei consiglieri hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questa piazza. La nostra è una squadra, le decisioni le prendiamo insieme in un regime prettamente democratico. E in ultimo un ringraziamento un poco particolare a Pio Biancamano, che si è adoperato tantissimo per la realizzazione, è stato sempre qui insieme a me il giorno, abbiamo studiato bene tutti gli spazi come andavano suddivisi, per cui alla fine quando poi si è uniti e si ragioni insieme si realizzano queste belle cose. Io non mi voglio dilungare, vi ringrazio ancora e grazie per aver partecipato. Voglio solo dire che questa amministrazione si è dato un modo di proseguire l'iter amministrativo. Noi, lo voglio dire perché qualcuno ha detto qualche cosa, che io mi dedico solo e soprattutto di più alla campagna, non è così. Questa amministrazione a 360 gradi cura il territorio. Dovete considerare che abbiamo avuto l'80% dei finanziamenti dei PNRR approvati. Stiamo realizzando nel centro storico, perché l'obiettivo principale di questa amministrazione è quello di rivitalizzare il centro storico, perché i centri storici sono finiti, noi lo dobbiamo rivitalizzare. Stiamo realizzando una struttura importante nella piazza, stiamo riqualificando un palazzo dove verrà la guardia medica, l'ufficio postale e ci sarà una trattoria. Stiamo ristrutturando la casa comunale nuova, un piano, e a breve trasferiremo
i vigili e l'ufficio anagrafe. Abbiamo fatto 2-3 strade, stiamo portando l'acqua. Io penso che ci stiamo dando da fare veramente. A Silla c'è un finanziamento importante di 453.000 euro, un PNRR che riqualificherà l'asilo, faremo un grande asilo, aumenteremo i posti. Nella scuola c'è un finanziamento di 280.000 euro che ci ha dato l'onorevole Pellegrino per la riqualificazione energetica del plesso scolastico, quindi a breve faremo il cappotto, faremo la copertura, faremo tutti gli infissi, andremo a cambiare. Non solo, ma sempre a Silla a breve faremo una struttura in legno dove faremo il mercatino ortofrutticolo. Quindi diciamo c'è tanta attenzione per tutte le zone, a Varco, poi magari Tommaso spiegherà ancora meglio questa cosa, c'è stato un decreto presidenziale regionale, mi pare che ha ammesso questo progetto di 3 milioni e mezzo di euro dove andremo a fare un polo didattico, sarà un campus didattico, una cosa eccellente che forse nella provincia di Salerno non esiste nessun'altra parte. Come vedete c'è grande attenzione non solo per le periferie, ma c'è grande attenzione per tutta l'amministrazione. Io a tal proposito è chiaro che le cose si realizzano quando c'è la squadra. Io mi sento di ringraziare la mia squadra, i dipendenti comunali tutti che si danno da fare. Vedo c'è il segretario comunale, il nostro grande segretario comunale che ringrazio per la presenza, il quale ogni giorno minuziosamente con me guarda tutto, ma soprattutto la copertura economica, tutti i dettagli economici. Noi non facciamo niente se prima non c'è un impegno spese, quindi tutto viene realizzato secondo un criterio normale. Io penso di dare tutto me stesso, anche perché sono anche un pensionato, per cui ho un poco di tempo in più la mattina e quindi tutte le mattine io vado sul comune. Tanto che i miei dipendenti, insomma, dicono sindaco, ma forse è meglio che te ne vai a operare in qualche clinica, così la mattina non viene, sai, la tua presenza spesso ci stressa, perché io sono uno di quelli come Franco che sta tutti i giorni negli uffici, è così Franco, perché se non te li vai a vedere da vicino le cose non si realizzano mai. Io vi ringrazio ancora, grazie per la bella presenza e qualsiasi cosa io sono sempre a vostra disposizione, tutta l'amministrazione è sempre a vostra disposizione. Grazie. Non ha lasciato nessuno, e questa sicuramente è un'arte appresa dal nostro Tommaso Pellegrini, che tra l'altro, caro Franco, noi il 20 maggio facciamo il premio all'Orchidea Nazionale del Genere di Giornalismo. Prima di passare la parola alla sindaca di Padula, voglio fare un breve saluto da Donna Andrea, perché la frazione Sassano è affezionato a Donna Andrea. Caro Franco, lui è stato ed è il numero uno della Caritas Nazionale. Buongiorno a tutti. Non devo aggiungere niente altro che una cosa che a me fa piacere. Gli amici del Comitato San Gaetano ricordano quando non c'era ancora la struttura qui accanto, di idealizzare qualcosa di questo genere da tantissimi anni. Io sono stato parroco qua dal 95 fino al 2007. La cosa che ho di particolare, che io voglio sottolineare, visto che, come sapete, sono tornato da pochi mesi qui in zona in modo definitivo, in pensione anch'io come sindaco, la cosa che vorrei realizzare con voi, con Don Carmine, Don Francesco e gli altri, vista l'operosità da parte dell'amministrazione, che questo diventi, al di là di tutto, un luogo di partecipazione. Cioè, quello che preoccupa oggi non è solo il fatto che non si realizzano alcune cose, diciamo, per i tempi lunghi del ponte, ma perché è scemata la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e alla vita pubblica. Qui non è avvenuto perché ci sono i ragazzi di Cazzano, perché ci sono altre iniziative. Però io che ho, per dire dal presidente Alfieri, ho avuto la fortuna di fondare Cittadinanza Attiva, presidente, a livello nazionale. Quindi capisco che la chiave di volta poi di tutto, perché questo luogo sarà un luogo comunitario, non è
uno spazio, non è solo nemmeno di servizio per i ragazzi, è un luogo dove la comunità si identifica e dove la partecipazione deve diventare concreta. Cioè dovete, tra virgolette, solo una battuta, uscire dalla vostra zona di comfort, che sono le vostre case, che certamente sono dei luoghi umani molto significativi. Uscire dalle case significa fare comunità, e qui dobbiamo impegnarci tutti a sentirsi responsabili del bene comune e nel fare comunità. Grazie Sindaco, grazie Presidente, Tommaso, il Sindaco di Padula e Pierino, e sono veramente contento. Buongiorno a tutti. Allora, come prima cosa io voglio ringraziare in primis il Sindaco di Sassano per questo invito che ci ha fatto come Comune di Padula, e lo ringrazio a lui e tutta l'amministrazione per questa bella piazza che oggi abbiamo avuto l'onore di presenziare. Poi ringrazio Tommaso Pellegrino, l'onorevole, per la sua presenza, perché oggi noi amministratori serve tanto la vicinanza di loro. E poi il grande presidente della provincia, che da quando si è insediato, veramente io lo conosco da tempo, da quando facevo il sindaco sia a Capaccio che a Pestum, quindi vi posso dire che è una persona squisita, e non toglie, non vi tengo a negare che da 5 mesi dal suo insediamento alla provincia ha fatto e sta facendo tanto per quanto riguarda il famoso ponte. Mi scuso per tutto questo, mi scuso io da parte di, con i cittadini giustamente, per i 17 mesi d'attesa, però delle volte più il tempo burocratico per quanto riguarda le carte e quant'altro, però adesso ci fidiamo, siamo tutti nelle sue mani. Grazie, buona giornata e buon primo anno. Grazie Sindaco, e ora sentiamo l'interpretazione autentica, come diciamo noi giuristi, caro Sango, sulla, facciamo il punto un po' sulla situazione. A che punto è lo stato dell'arte del ponte di Caiazzano? Buongiorno innanzitutto, grazie dell'invito, qualche minuto prima per la bellissima giornata di oggi, perché quando si consegna un'opera semplice, piccola, alla comunità è sempre un qualche cosa di positivo, e soprattutto le cose grandi stanno nelle cose semplici. Diceva bene prima Donna Andrea, questo è un luogo che ovviamente mette in sicurezza quanti debbono portare o ritirare i bambini dalla scuola, ma è un luogo che può diventare un luogo di incontro, quindi è un'opera significativa. Poi è molto bello che è nata da un atto di generosità dei proprietari che hanno donato, e quindi un gesto d'amore per la propria comunità. Ti dicevi prima la difficoltà, ecco, che quando fai un'opera in una località dove ci sono frazioni, il capoluogo, c'è sempre la polemica. Non lo dire a me, io sono sindaco nel terzo comune, ho fatto il sindaco nel mio paese a Tor Chiara, e non vi dico, la frazione e il capoluogo sono a 800 metri di distanza, cani e gatti, però io con i quasi 20 anni sono riuscito a unificare il paese. Agropoli fu più, diciamo, facile perché c'è una città combatta. Oggi sono sindaco di Capaccio Pestum, 14 frazioni, fa il lungomare, e quindi una cosa importante, ma la frazione lontana dal mare la sente come se non fosse una cosa sua, quindi ti capisco, ma fa parte dell'impegno del sindaco, perché noi scegliamo di fare gli amministratori locali e ci dobbiamo confrontare con quelli che sono i problemi, a volte culturali, le difficoltà, ma la classe dirigente ci deve essere, c'è bisogno di chi sceglie di fare l'amministratore, che lo fa con passione. Oggi è domenica, io sono qua, ma non mi è costato, perché io avevo il dovere di venire e soprattutto di informare su una cosa che sta a cuore ai cittadini, che registra un ritardo non accettabile, lo dico io da presidente della provincia. Saluto Tommaso, mio grande amico, e poi voglio dire la appena mi ha visto la prima volta mi consegnò una lettera con degli articoli di giornale, e poi lo voglio dire da subito, questa è una cosa davvero che sta a cuore a tutto il Vallo di Diano, perché
quando mi sono recato qui in campagna elettorale per le provinciali è stata la cosa di cui mi hanno parlato tutti. E io, come sono abituato a fare, perché chi mi conosce sa che sono nato amministratore, sono quasi 40 anni che faccio l'amministratore locale. E quindi questa cosa l'ho presa subito a cuore e ho fatto come si fa, pressando i funzionari, chiedendo conto e ragione ogni giorno, che cosa avete fatto, quali sono i problemi, perché non va avanti. E noi in 5 mesi, io ho fatto modificare il progetto perché non era un progetto, diciamo, adeguato, era sproporzionato rispetto alle esigenze, rispetto a quello che serviva. Abbiamo chiuso la conferenza di servizio, ma le cose sono avvenute a giorni, la determina al contrario, quindi la settimana prossima leggerete dai gli strumenti pubblici del protocollo e dei siti che sono dell'amministrazione provinciale la pubblicazione della gara d'appalto. E quindi, diciamo, il problema burocratico è alle spalle. Ovviamente bisogna sopportare un altro po' di disagio, perché vanno fatti i lavori, saranno fatti, vi posso assicurare, nello stretto tempo necessario. Faremo la consegna sotto riserva legge, senza aspettare il contratto, perché questa è un'opera urgente. Certamente. Sono cose simpatiche, ma Striscia la Notizia non risolve i problemi. Quelli che fanno gli esposti in procura, la procura non asfalta strade, non fa ponti, non fa scuole. E però è stato molto garbato, perché si era già informato, che sapeva che era da pochi mesi che ero presidente della provincia e che ormai la procedura era addirittura d'arrivo. Quindi queste cose non mi impressionano, e soprattutto non portano utile a chi le stimola, a chi le fa, perché bisognerebbe prima informarsi di come stanno le cose, perché probabilmente la Striscia la Notizia deve arrivare 10 mesi fa, un anno fa, e non quando si è fatto il proprio dovere. Ma certo, perché questo è il nostro dovere, fare quello che facciamo. Io quindi davvero vi dico un arrivederci a presto, perché metteremo la prima pietra, ma davvero non ve ne accorgerete, passeranno poche settimane, faremo immediatamente la gara e faremo la consegna sotto riserva di legge. E staremo attenti, perché io ho delegato proprio il dirigente della viabilità a seguire quest'opera, perché ha creato disagio e questo è stato determinante per alcuni atti. Mimì mi ha chiamato, non dico tutti i giorni, ma quasi, quindi io credo che i problemi così si affrontano, con grande responsabilità, senza fare rumore, perché il bene non fa rumore, e la nostra stella polare, il nostro obiettivo è il bene comune. Qualsiasi cosa a una comunità serve, insomma, noi dobbiamo metterci a disposizione. Prima, e concludo, si diceva le amministrazioni devono prendersi cura, diceva prima, della benedizione il parroco. Io dico sì, le amministrazioni, ma io credo delle opere, del territorio, dell'ambiente, bisogna, questo è un dovere della comunità. È un dovere della comunità, quindi mantenete bene e pulita, perché dipenderà da voi, conservate le opere pubbliche e soprattutto io vi auguro una buona domenica e arrivederci presto per la prima pietra del ponte. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Prima di passare la parola al consigliere Pellegrino, c'è qualche domanda che il pubblico vuole rivolgere ai presenti? Sia stato tutto chiaro, perfetto, andiamo avanti. Sulla macchina amministrativa e anche operativa si è battuto tantissimo per quanto riguarda la situazione Ponte Caiazzano anche la regione nella persona del consigliere Tommaso Pellegrino. Facciamo un po' il punto della situazione in merito al suo ruolo, grazie. Grazie Giovanna, grazie Pedino. Io
Innanzitutto saluto e ringrazio il sindaco, il dottor Rubino, e l'amministrazione comunale che vedo oggi qui è presente al gran completo, li saluto e li ringrazio tutti. Ringrazio e saluto anche gli amministratori del comune di Padula con il sindaco Cimino, e un grande grazie a Franco, il presidente Alfieri, che come giustamente lui sottolineava, e lo sottolineo anch'io, ci conosciamo da un po' di anni, c'è un rapporto d'amicizia, ma sempre di grande sinergia, di grande collaborazione, perché quello che ci unisce è avere un'idea di politica del fare, della concretezza, piuttosto che, come giustamente sottolineava, fare passerelle inutili. E saluto, ovviamente mi associo innanzitutto a tutti i saluti che il sindaco ha fatto, aggiungo anche le forze dell'ordine, vedo i carabinieri, il comando dei vigili urbani del comune di Sassano, la guardia agroforestale di Antonello in prima fila, i nostri ragazzi dell'AMPAS con Carmine e tutti gli amici, quindi tutto il mondo del volontariato, devo dire veramente oggi tutte le rappresentanze qui a Varco, le associazioni, dalla Proloco a tutte le altre associazioni, da Giovanni e tanti altri amici, quindi nonché ovviamente l'associazione del territorio, gli amici di Chiazzano che hanno un po' organizzato il tutto e ai quali va un grande ringraziamento. Quindi veramente un grande saluto a tutti gli amici qui presenti oggi. Io due semplici riflessioni. La prima, bene e complimenti per questa riqualificazione. Oggi i nostri territori hanno bisogno di piccoli interventi ma utili, e quando si fanno riqualificazioni io penso che per i nostri territori significa andare verso la strada giusta, perché riqualificare i nostri paesi non abbiamo bisogno di grandi opere, però abbiamo bisogno di opere piccole, utili, concrete, che riqualificano, che rappresentano il biglietto da visita per chi viene fuori, da fuori, viene qui, deve trovare un territorio che è almeno ben tenuto anche nei minimi particolari. E quindi bene sindaco per questa continuare questa opera di piccole riqualificazioni. Dicevo, non abbiamo bisogno di grandi opere, anche se stiamo lavorando alle grandi opere, perché lo dicevo prima il sindaco, abbiamo un progetto ambizioso, lo stiamo portando avanti, e quello del polo didattico, del polo scolastico, ci stiamo lavorando e ci auguriamo che anche lì presto possiamo dare delle risposte concrete e utili. Voglio anche sottolineare l'altra grande opera della quale sono particolarmente orgoglioso, il sindaco adesso sta lavorando per portarla avanti, è quella della fognatura, perché noi abbiamo un paese che ormai con l'ultimo lavoro che andremo a fare avremo praticamente il 90% se non di più del paese con la depurazione, e questo è un grandissimo risultato. Caro Franco, noi quando siamo stati chiamati a fare delle scelte con l'accelerazione della spesa, che io ritengo sia stata una cosa utile onestamente, a prescindere adesso dalle appartenenze politiche, noi abbiamo scelto non di fare un qualcosa di visibile, ma di fare un depuratore che era meno visibile, probabilmente politicamente pagava di meno, ma dava la possibilità ai nostri figli di vivere in un paese con una depurazione a 360 gradi, con un impianto innovativo, moderno, nuovo e utile a tutta la comunità. E oggi possiamo dire, con il completamento della rete fognaria a Sassano, avremo portato a termine un grande progetto di tutela per il nostro comune. Giovanna, il ponte Pierino, il ponte di Chiazzano, ormai sono due anni che ne parliamo e che stiamo insieme. Io voglio solo chiarire un paio di cose. Innanzitutto, il secondo giorno che è stato chiuso, il sindaco lo sa, ne ho parlato direttamente con il presidente De Luca, con il presidente della commissione Luca Cascone, e immediatamente la regione, immediatamente, lo sottolineo per chi oggi non ha argomenti per poter strumentalizzare o fare demagogia, immediatamente la regione con il presidente Luca ha dato un segnale chiaro e forte che non era e non si trattava di un problema di risorse economiche. La regione c'era, ha finanziato l'opera, da subito l'abbiamo detto, sono 17 mesi che la regione si è assunta la responsabilità, Pierino, tu l'hai sottolineato, in chi faceva venire il dubbio che la regione fosse sottratta, assolutamente no, i soldi dal primo secondo ci sono stati. L'ACAMIR, come diceva il presidente Alfieri, è una società in house della regione Campania, noi attraverso la nostra società in house che si occupa appunto di opere pubbliche abbiamo sottoscritto, anzi siamo in una situazione avanzata, sottoscritto un accordo con la provincia per la destinazione dei fondi, quindi non c'è mai stato un problema di risorse economiche, ci sono sempre stati per la realizzazione del ponte. E questo lo dico perché ovviamente ciò che attiene anche a chi rappresenta in consiglio regionale le nostre comunità si deve occupare anche di questo, e lo abbiamo fatto da subito. Ovviamente, come diceva giustamente Franco, ma io lo ringrazio perché so quello che ha fatto in questi 5 mesi rivoluzionando molte cose, è inaccettabile, io l'ho detto in più riprese, non mi sono prestato quando qualcuno ci hanno chiamato anche per le stesse notizie, non mi sono voluto prestare, ma è inaccettabile aspettare 2 anni per la realizzazione di un ponte di pochi metri, onestamente, e creare un disagio
drammatico per le nostre comunità e per tante attività economiche che ci sono su questo territorio. Io qui, Franco, faccio una semplice riflessione. Io capisco i vari tecnici e dirigenti, perché qui poi dobbiamo dividere il ruolo della politica del ruolo anche dirigenziale e tecnico, perché altrimenti facciamo anche qui facile demagogia. Io posso anche capire che oggi è più facile per un tecnico e per un dirigente chiudere un qualcosa e non assumersi le responsabilità. Dici, io lo chiudo, responsabilità non ne ho e ho risolto i problemi, perché questa è l'idea di qualche dirigente del nostro paese. Il lavoro della firma hanno ritenuto di chiudere il ponte. Però io chiedo oggi, chi è responsabile nei confronti di quelle attività economiche che in questi 17 mesi hanno avuto dei danni drammatici? Chi è responsabile nei confronti di una comunità che ha avuto un disagio continuo, costante e quotidiano? Chi è responsabile per aver divisa la comunicazione in un territorio? Allora queste persone che si sono assunti la non responsabilità di realizzare qualcosa, oggi dovrebbero rispondere del ritardo per il quale ancora oggi stiamo aspettando il ponte qui di Caiazzano, caro Franco. Perché il principio di responsabilità in questo paese non può valere soltanto andando a chiudere delle opere, ma deve valere anche per realizzarle, e se non vengono realizzati nei tempi decenti, allora si è lo stesso responsabile di aver creato un danno a quella comunità, e noi il danno lo abbiamo avuto. Io sono certo che adesso nei prossimi giorni partiranno i lavori, ma noi abbiamo avuto un danno enorme, e rispetto a questi danni ci sono dei responsabili chiari, precisi. Noi non ci sottraiamo rispetto a dire questo. Mi fa piacere che Franco abbia ben cambiato un po' di cose, perché i lavori pubblici, ripeto, è facile non fare nulla, tanto noi ci assumiamo responsabilità e il resto poi va da solo. È vero, Franco? Io penso che oggi invece certamente presto partiranno i lavori. Ripeto, abbiamo tutta la procedura burocratica, chiaramente viviamo sempre nel paese più burocratizzato del mondo, dove ormai per fare qualcosa è infinito, voi l'avete visto, lo vediamo dalla realizzazione dei lavori alla pulizia di un corso d'acqua che è diventato praticamente impossibile, poi creiamo lo scandalo quando c'è l'esondazione e vai a fare oggi una pulizia di un corso d'acqua. Se il sindaco fa una pulizia di un corso d'acqua va in galera per disastro ambientale, intanto poi c'è l'esondazione ed è colpa di chi? Della politica. Questo è il dato rispetto al quale noi ci confrontiamo. Ci vogliono 15 pareri per fare una pulizia di un corso d'acqua, 15 pareri. Io l'ultima volta sono riuscito a farlo 5 anni fa, perché chiesi al prefetto di Salerno di convocare una conferenza di servizi dichiarando il pericolo pubblico in una comunità, e riuscimmo a fare la pulizia del terreno. È l'ultima pulizia che abbiamo avuto negli ultimi anni. Allora, è anche questo, è inaccettabile. Quindi in un paese così burocratizzato poi ci mettiamo alla non responsabilità dei dirigenti, le lungaggini burocratiche, e intanto le comunità, poi la gente si lamenta, c'è la disaffezione nei confronti della politica, c'è la rabbia, c'è l'indignazione, c'è la non partecipazione e c'è tutto il resto, e penso che anche il minimo. Fortunatamente, Franco, noi viviamo in una comunità per bene, una comunità per bene, perché questo episodio fosse successo in altri territori, non so se ancora oggi il clima era quello attuale, Fortunatamente viviamo in una comunità dove ci sono tante persone per bene, che sono abituati anche a subire negli anni, perché qui gli schiaffi che ne abbiamo avuti infiniti e continuiamo purtroppo ad averli, e però ovviamente non è che più ci può approfittare sempre delle persone per bene, non è che possiamo non far sentire la nostra voce, non è che possiamo subire sempre tutto a prescindere. Io penso che un po' ogni tanto dobbiamo pure farci sentire, e il compito anche nostro dei rappresentanti istituzionali è anche questo. Io dico anche nelle more, io sono certo che adesso i lavori, Franco, inizieranno presto, però ti chiedo, conoscendo anche il tuo pragmatismo, conoscendo, io lo dissi da subito, io espressi anche qualche riserva, perché secondo me qualcosa in più 17 mesi fa si poteva fare rispetto a chiudere semplicemente il ponte, onestamente, però io questa fu una mia convinzione, lo dissi il primo giorno quando è stato chiuso, perché il problema potevano essere i mezzi pesanti, il problema poteva però anche con un semaforo fare un senso alternato. Fui attaccato dicendo che io non tutelavo la pubblica sicurezza dei miei cittadini, ricorderete quel mio intervento, qualcuno mi attaccò duramente, dice che io volevo mettere a rischio i cittadini della mia comunità, ci mancherebbe altro, io volevo evitare un disagio per i cittadini della mia comunità, ritenendo che quella scelta è stata fatta troppo a cuor leggero, lo ribadisco a distanza di 17 mesi, continuo a dirlo ed è una mia convinzione. Mi continuassero ad attaccare, ma non ho problemi. Dopo 17 mesi, dovresti dire che addirittura c'è la possibilità.
possibilità di non chiudere il porto. Franco, ho detto una mia, ho detto quello che dissi 17 mesi fa. Cioè non è che c'era la cosa di non chiudere il porto. Io ho detto 17 mesi fa, e tu lo sai perché tu mi hai chiamato, sei tra quelli che mi hai chiamato, io ti dissi quello che pensai, lo rappresentai pubblicamente il pensiero che avevamo parlato io e te, perché questa è una cosa che ne parlavamo io e te. Ovviamente sai bene che rispetto a questa posizione c'è stata la chiusura dei tecnici che vennero a fare una verifica dicendo che lì c'era la massima pericolosità perché il ponte poteva crollare da un momento all'altro, lo sai. Di fronte a questo io figuro se voglio mettere a rischio, ripeto, io sto dicendo quello che 17 mesi fa abbiamo fatto, ma non ho cambiato idea, Franco. Ma non penso che tu hai cambiato idea, non abbiamo cambiato idea nessuno di noi. Detto questo, io penso che il dato più importante oggi, Franco, è inutile guardare alle spalle. Guardiamo avanti, abbiamo la fortuna che con Franco, che è un amministratore che conosce le esigenze, le problematiche e le criticità delle comunità, perché da sindaco, avendo fatto il sindaco da diversi anni, sa bene quelle che sono le problematiche, l'ha affrontata da subito, l'abbiamo, possiamo dire, anche risolto, perché a breve partiranno i lavori. Quindi io penso che oggi guardare al passato lo possiamo fare soltanto per esprimere appunto e ribadire un'indignazione da parte di ognuno di noi. Però oggi la cosa che dobbiamo chiedere al presidente Alfieri, io ve lo dico in modo un po' come comunità, l'ho fatto il sindaco ma lo voglio ribadire anch'io, la cosa che dobbiamo chiedere è di vigilare rispetto al fatto che i lavori possano iniziare immediatamente e realizzarsi in tempi rapidi, senza interruzioni, perché voi sapete bene che oggi non è che iniziano i lavori e abbiamo la certezza che da qui a qualche mese, anche qui, io sono del parere, so che Franco la pensa nello stesso modo, noi dovremmo dare dei tempi certi anche ogni volta che quando iniziano i lavori pubblici ed essere anche rigidi nel rispetto di quegli accordi, dando poche deroghe alle proroghe continue. Questo è il tema. Allora, quello che noi dobbiamo chiedere oggi, guardiamo avanti, chiediamo che ci possano essere dei tempi rapidi, si possa seguire, ci possa essere massima attenzione, noi lo faremo e gli comunicheremo insieme al sindaco, insieme agli amministratori, insieme alla comunità, ogni qualvolta abbiamo dubbi sulla non celerità dei lavori. Allora quello che dobbiamo chiedere oggi, Franco, è questo, che si possano realizzare nel più breve tempo possibile, perché questa è un'opera indispensabile per la viabilità del territorio. Il motivo è questo, com'è? Siete genitori, prima di essere politici. Franco, siamo tutti dalla stessa parte. Il problema, quando ci sono delle situazioni di questo genere, e purtroppo, ripeto, non è comunque, diciamo, oggi il segnale chiaro e forte è quello che tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto in questi mesi. Dobbiamo guardare avanti, capisco l'indignazione, sono il primo a essere più indignato di te, Franco, che sono contento. È ovvio, non è una disattenzione, secondo me non è neppure una. Il problema è che è mancata probabilmente un'azione più incisiva, un'azione più forte da parte di chi oggi, non a caso, guarda, c'è un problema serio. Voi sapete bene che fino a qualche tempo fa le province dovevano essere addirittura soppresse. Bene, oggi si sta pensando che fra qualche mese ci sarà la legge che invece restituisce alle province un nuovo ruolo. Allora io dico, basta con questa situazione né carne né pesce, perché questa situazione ha determinato problemi come abbiamo avuto qui a Caiazzano, perché ovviamente abbiamo organici iperridotti, situazioni di incertezza. Una delle cose che a mio avviso andavano fatte, sai qual era? E sempre ne abbiamo parlato, di affidare determinate opere come quella del ponte di Caiazzano alle amministrazioni comunali, perché se l'avessero affidata dal primo minuto, come sempre abbiamo chiesto, oggi il problema l'avremmo già risolto, il ponte era già realizzato. Allora il problema è questo, è inutile che ripeto, io non voglio continuare a guardare al passato, però voglio guardare al futuro, voglio essere ottimista affinché si realizzino l'opera e ritorni la viabilità nel nostro territorio. Però dobbiamo, le cose ce le dobbiamo anche dire, perché io onestamente ci sono profili di responsabilità, ognuno deve avere la sua, si deve prendere la sua responsabilità, e quando c'è un disservizio è facile fare demagogia ed è facile mettere tutti quanti dentro e dire sono tutti quanti incapaci. Quindi, però rispetto a questo io penso un po' di cose vanno sempre in modo opportuno chiarito. Grazie e saluto ancora tutta la comunità di Caiazzano. È quello che ci dice alla Camera, ha chiesto di intervenire il Presidente della Provincia, ne ha facoltà. Io concordo pienamente con quanto diceva Tommaso e capisco, comprendo la rabbia. Vedete,
Io non voglio entrare nel merito né mettere in dubbio e in discussione quanto un tecnico che è più qualificato di ognuno di noi, però vi posso assicurare una cosa, leggerete se andate nella decretazione che ho fatto io in questi 5 mesi, un mio decreto in cui do un indirizzo all'ufficio di evitare, anche seguendo opere provvisionali, le chiusure dell'estate, perché c'era questo andazzo. La carriola della terra inizia la strada, segnale e chiudiamo la strada. Una lesione nel ponte, chiudiamo il ponte. Cioè, se andate a vedere i miei decreti, perché io, vedete, al di là della riforma, e nessun amministratore avrebbe scelto di andare a fare il presidente della provincia senza soldi, senza personale, senza le competenze che aveva una volta. Ma io ho voluto fare il presidente della provincia perché c'era bisogno di una svolta. Tommaso ha detto: io ho cambiato i vertici anche dirigenziali e le cose, ogni persona porta il suo bagaglio, il suo piglio, il suo coraggio, il suo modo di fare, il suo modo di agire. Presidente, nel momento in cui però si verifica che tu non lo chiude magari in maniera fruttuosa, chi però è che vigila? Quello discutiamo. Siamo d'accordo, chi era che però vigilare, ti posso dire, noi in passato, carissimo amico mio, anche se non ci conosciamo, no, ma il passato non lo possiamo cambiare. Sì, però nel noi quello che possiamo dire che da oggi in avanti, per me anche un giorno è importante. Sono d'accordo e vi ringrazio, come fare discussione a quello che stai dicendo. Il problema è che 17 mesi noi dobbiamo chiudere. Siamo d'accordo. Tu devi immaginare, per dire, e due esempi, poi che domenica. Certo. Io sono arrivato da presidente della provincia, spesi 5 milioni sulla 12 a Ottati e non si faceva il collaudo, i pullman dei ragazzi non potevano, dovevano fare un giro di 2 ore, 3 ore in più. E io mi sono imposto, in pochi giorni ho fatto fare il collaudo ed è stata aperta la strada. Sono venuto personalmente qua, sulla 11, c'è un movimento franoso, la sella del Corticato, eppure là c'è un movimento e c'è bisogno di indagini, c'è bisogno di milioni e milioni di euro. Però è bastato smussare lo scalino che si era fatto e abbiamo consentito, ma ci sono venuto io personalmente. Perciò vi posso assicurare, il passato è passato, da oggi in avanti, non tenga la bacchetta magica. Però io vi posso assicurare che tempo non ne faccio perdere e pigliate in giro alle comunità non ne faccio fare, tanto è vero, anche i lavori di asfalto non vanno la consegna, non facevano, c'è un altro mio decreto, la consegna sotto riserva di legge. Un ponte che è un'opera così importante, faremo la consegna sotto riserva di legge perché non vogliamo ne perdere nemmeno i 35 giorni per fare prima il contratto, quindi vi voglio rassicurare, ecco, la delusione, la rabbia, il danno economico, la beffa, un ritardo che è inaccettabile, e poiché io sono presidente della provincia, vi chiedo scusa per la provincia, ma io rispondo da quando ci sono, quindi vi posso assicurare che non perderemo tempo, e i lavori si faranno nel tempo strettamente necessario. Purtroppo si poteva fare, non si poteva fare, non lo so. Io personalmente non mi sarei fidato ciecamente oppure in maniera superficiale, perché quando tu compi e metti una firma sotto un atto che coinvolge la vita di famiglie e imprese, insomma, lo devi fare con grande coscienza, certo senza irresponsabilità ma con un poco di coraggio. Tanto bene, i dirigenti sono dirigenti e pigliano tante soldi perché se ne pigliano responsabilità. Buona domenica a tutti. Grazie Presidente, e ovviamente come giornalista staremo sempre sulla...